Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Allora, benvenuti in questo nuovo 2020, questo nuovo anno. E niente, in pratica cosa vogliamo che succederà in questo nuovo anno? Piuttosto che fare come l'anno scorso, portare pochi contenuti, presumo che erano buoni come contenuti, però portarne pochi, quest'anno vogliamo portare molti più contenuti, molti più video. Magari anche su Instagram faremo Instagram, gireremo TV, anche eccetera. Di più, gireremo non solo in Valle Brembana, magari... dato che comunque spiega anche questo che abbiamo diciamo un mezzo, perché l'anno scorso la macchina non ce l'avevamo, io sono riuscito a fare la patente e ancora farla, e vabbè, praticamente riusciremo anche a spostarci al di fuori della Lombardia, quello che intendo. Yes. E vabbè, oggi rimaniamo in Lombardia e andremo appunto a visitare un'armeria che conosciamo bene e con la quale abbiamo già portato 4 video, penso. Sì, abbiamo fatto delle collaborazioni. E niente, in pratica, in questo video ci spiegheranno come si compila, diciamo, un bollettino, ecco, di pesca, insomma, ecco, dove bisogna andare per richiederlo e come bisogna compilarlo. Penso che sia un video molto interessante soprattutto per i giovani che comunque iniziano anche questo sport, perché magari in tanti non lo sanno che bisogna, per dirti, compilare un bollettino e per poi comunque andare a pescare. Sì, poi magari lo sanno, cioè penso che la gente sappia che c'è. Però vabbè, vogliamo farvi vedere, diciamo, qualcosa di diverso oggi, ecco, quello che intendevamo. Nulla, vabbè ragazzi, adesso ci avviamo. E per questo video cosa dici? Quanti like per questo video? Non lo so, video? Il più possibile, mi piacerebbe sapere come riusciamo a partire in questo 2020. Ok, ma arriviamo a una meta per questo video di non like? Non mi pongo limiti, io spero che siano il più possibile. Quindi ok ragazzi, mi aspetto molti. Quindi like, lasciate like e commenti anche. Commenti, se volete, soprattutto iscrivetevi se siete nuovi. E niente, andiamo a fare questo video, dai. Dai, andiamo, ciao bella raga. Ciao a tutti, rieccoci e siamo tutti pronti, carichi per la nuova apertura di pesca alla trota torrente. 23 febbraio si dà il via alle ore 6 sui nostri fiumi con l'apertura alla bellissima trota. Ricordo a tutti le modalità di pagamento, che sono attualmente 3 tipi: bollettino postale, bonifico bancario oppure con il nuovo sistema, da cui entrerà obbligatoriamente in vigore dal 1 luglio, e con il nuovo portale del Pago PA Regione Lombardia. L'importo è sempre di 23 euro e sono tenuti a pagare tutte le persone della maggiore età, quindi dai 18 anni fino ai 65. Dai 65 anni in poi basta avere il documento di identità e non bisognerà pagare nulla. Ricordo che è molto importante il numero delle catture, che sono attualmente, diciamo, nel nostro bacino, che è il numero 7 della Val Brembana, sono 4, di cui ci può essere un solo temolo oppure una sola marmorata o marmorata ibrida. La misura della marmorata è 40 cm, mentre del temolo 35. In merito alle trote, l'iridea 18 cm, fario 22 cm in gara, 25 cm fuori gara. Il nostro bacino di pesca è il numero 7 e fa parte dei 14 bacini presenti nella regione Lombardia. In attesa che verranno gestiti, speriamo, al meglio, in quanto purtroppo attualmente la pesca non è gestita nel migliore dei modi, ci auguriamo che appunto escono questi nuovi vincoli, queste nuove regole, magari pagando qualcosa in più, però che comunque si possa pescare, che torni la voglia di pescare soprattutto ai giovani, perché andando a pescare adesso i nostri fiumi sono un po' poveri, sono un po' carenti di pesce per tanti motivi, per tante problematiche che appunto ci auguriamo che Regione Lombardia possa prendere in mano questa situazione e dare una svolta. Allora, tutta la regolamentazione la potete trovare sul sito della Regione Lombardia cliccando nella sezione pesca. Lì trovate tutte le regole su come pagare oppure anche tutto il prontuario. Dovete scaricare in formato PDF il prontuario del bacino numero 7, che è quello che fa parte della Val Brembana, oppure il bacino di vostro interesse,
ce ne sono 14 come appunto dicevo, e lì vengono riportate tutte le regole. Purtroppo è l'unico modo per sapere come avviene la pesca, quali sono le limitazioni, dove e quando si può andare. Comunque, ricapitolando, le modalità sono tre. Se avete occasione di passare nel mio negozio vi posso dare io il bollettino, oppure vi potete recare in posta prendendo un bollettino in bianco e riportando gli estremi che trovate sempre sul sito. Ultima cosa, come vi dicevo prima, c'è anche il portale PagoPA. Chi vuole, che diciamo è più bravo a gestire i conti online, è molto facile e sbrigativo, anzi costa anche forse un euro come tassa rispetto all'euro 50 del bollettino. Sarò lieta di farvi vedere come si fa appunto per pagare. Su tutto il territorio della Bergamasca serve solo la licenza di tipo B. La FIPSAS è una tassa in più che si vuole pagare per chi fa le gare, oppure chi va fuori Bergamo. In merito al libretto segnapesci, stavo dimenticando, attualmente non è neanche in vigore, si pensava che entrasse quest'anno, invece è stato spostato e entrerà dal 1 gennaio 2021, auspicandoci che sia di aiuto per tutti, in modo che questa pesca sia un tantino più regolamentata e controllata. Con questo terminato e auguro a tutti una buona estate.